Buongiorno da Cucina Bioevolutiva. Oggi prepareremo le barrette mela e cannella che ci ricorderanno molto il gusto dello strudel, molto saporite e assolutamente semplici da fare, come del resto tutte le barrette. Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre un mixer o un frullatore molto potente per creare un composto, abbastanza sminuzzato e compatto. Una spatola per ritagliare le barrette, essiccatore o frigorifero per far indurire le barrette. Scegliete l'opzione che vi è più congeniale, quindi l'essiccatore è opzionale perché va benissimo anche il solo frigorifero, che in ogni caso ci servirà per conservare poi le barrette al fresco, soprattutto in estate. Ed infine una grattugia. Per quanto riguarda gli ingredienti, useremo una proporzione del 50% di semi frutta oleosa e 50% di frutta secca. Quindi abbiamo 70 g di anacardi, 20 g di pinoli, 40 g di mandorle. Noi abbiamo già reidratato e privato della pellicina le mandorle. Quindi abbiamo 130 g di noci, 50 g di mele essiccate, 70 g di uva sultanina, la scorza grattugiata di un limone non trattato, 3 cucchiai di sciroppo d'agave. Spezieremo infine con mezzo cucchiaino di cannella. Passiamo alla preparazione. Mettiamo nel contenitore del mixer le noci, quindi anacardi, le mandorle, i pinoli, uva sultanina, le mele essiccate, mezzo cucchiaino di cannella, la scorza grattugiata del limone, 3 cucchiai di succo d'agave. Siamo pronti per frullare, via! Mettiamo il composto che abbiamo ottenuto, che è piuttosto appiccicoso, quindi molto simile alla base di una torta raw. Facendo pressione con le mani, cerchiamo di creare uno spessore non più alto di un centimetro. Faremo delle barrette lunghe 14 cm, larghe 3 cm e spesse appunto 1 cm. Prima barretta e voilà! A questo punto possiamo far indurire le barrette o nell'essiccatore o meglio, come abbiamo detto, direttamente in frigo. Proprio come si fa anche con le basi delle torte. Le barrette si sono indurite e quindi sono pronte per essere gustate. Non tutte però, attenzione, una barretta al giorno a persona e se ne abbiamo voglia è più che sufficiente. Tanto, trattandosi di ingredienti essiccati, si conservano tranquillamente anche per lungo tempo. In estate è meglio conservarle in frigo in una vaschetta di vetro. In inverno le potete anche mettere, a volte con pellicola alimentare, in un contenitore posto in un luogo fresco e asciutto, come una dispensa. Se avete intenzione di portarvele dietro in una giornata molto calda, l'ideale sarebbe una bella borsa frigo da picnic. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!